Heather McPallister. Giulia è al settimo mese di gravidanza e sabato scorso accade qualcosa, tanto che la madre le consiglia di andare per qualche periodo via di lì, di andare a casa. Questo fa pensare quindi ad un litigio. Riferisce a un'amica di essere turbata, ma che comunque andrà a dormire. Da quel momento non si hanno più notizie certe per la famiglia, lì si mette il punto. Il giorno dopo sarà invece il fidanzato a testimoniare la presenza in casa della ragazza, dicendo di andare a lavorare a Milano e che al momento in cui lui esce, lei è in casa. Sarà lo stesso ragazzo ad asserire la mancanza di 500 euro, un passaporto. Ovviamente questo può essere un depistaggio, perché non capiamo per quale ragione la ragazza, se fosse in buoni rapporti con la famiglia, dovrebbe partire senza dire nemmeno niente alle sorelle o alla madre. Quindi sembra un elemento per depistare. Per cui viene da pensare, ovviamente non è il momento di accusare nessuno, gli elementi sono veramente pochi, ma viene da pensare, anche perché gira voce che le telecamere della zona non abbiano ripreso il passaggio sulle proprie gambe della ragazza, l'ipotesi che il convivente, al momento in cui si reca a Milano, porta con sé la ragazza, cosciente o non cosciente, e la lascia da qualche parte. Questa è una delle piste possibili, se non dovremmo pensare al fatto che lei decida di allontanarsi volontariamente e durante questo allontanamento fa qualche brutto incontro. È palese che all'allontanamento volontario di questa ragazza non ci crede al momento nessuno. E ripeto, è anche improbabile un suicidio, perché non è accaduto di getto dopo la lite, quindi la sera prima, ma sarebbe accaduto a mente fredda la domenica mattina.